Saluto da Alberto Rondina. Grande, siamo pronti? Scirocco in aumento. Atleta Cabrigna, promoter per l'Italia. Yeah. Oggi qua la presentazione della demo dei prodotti Cabrigna 2018. Prossimo camp qui nello spot di Porto Botte, Kite Sardegna, Critical Slide. Assolutamente sì. Siamo qui, il vento sta arrivando. Buono. Siamo tutti i prodotti Cabrigna 2018 da provare. Quali sono i prossimi programmi del Kite Sardegna Critical Slide? Kite Sardegna Critical Slide, da domani è Kite Camp con tutti i bimbi del team Cabrigna Under 18. Stiamo intervistando anche i nuovi atleti. Avete acquisito Ben Hoffman. Ben appena rientrato nelle competizioni in Germania. È diventato campione tedesco freestyle 2017 ed è qui con noi oggi per farci vedere un po' di show in acqua. Ecco uno degli atleti Cabrigna, Nicola Carlos. Com'è andata a Porto Pollo? È stata una bella esperienza, l'abbiamo beccato bene purtroppo, ma però è stato comunque divertente perché in spiaggia c'è stato un intrattenimento interessante. E la risposta del pubblico per i prodotti 2018? Che piace. Buono. Dondero, uno dei fondatori di Kite Sardegna, insieme a tutti i ragazzi, a Walter Spano, Martino Biassioni, Marco Urru e Michele Farci. Cosa state facendo ragazzi? State montando? Montiamo il Double Agent 145. Okay. Stiamo finendo di sistemarlo. Il nuovo idrofoil Cabrigna. Nel 2018 sono stati rivisti i profili delle due ali. Sembrerebbero apparentemente uguali, ma sono stati rifiniti. E ora viaggia più fluido, un po' più veloce, non vibra, non fischia. La borsa è più vicina alle tavole. Ecco uno degli artefici di questa Cabrigna Italia, il papà di Alberto Rondina. Ah yeah! Da questo lato. Ciao, vuoi dirci qualcosa per questa demo dei... Che bello, voglio provare il caos. Ok, anche a me piace tantissimo. I prodotti sono veramente belli, grafiche stupende. Un altro dei fondatori di Kite Sardegna, ciao. Michele Farci. Dimmi Andrea. Quanti anni fa hai iniziato a fare kitesurf? Nel 2003. Ci puoi raccontare così brevemente quella che è stata l'evoluzione dei kite in questi 14 anni? Dal 2003 a oggi l'evoluzione è stata enorme, soprattutto negli ultimi 7-8 anni. I kite ormai sono molto più stabili, molto più sicuri. Veramente chiunque potrebbe far kite con un corso intro, ormai il kite è veramente aperto a tutti, è molto sicuro, molto facile, con un corso basic puoi già cominciare a fare i primi passi, quindi è cambiato praticamente tutto dal 2003 a oggi. Ormai sono tanti anni che collaborate con Cabrigna. Sì. Ormai sono 5 anni che collaboriamo con Cabrigna. La scuola è Cabrigna ufficiale in Italia, le attrezzature sono ottime, kite, vele, sono di ottimo livello, ogni anno ci sono sempre dei piccoli miglioramenti, quindi kite scuola, ma anche gli altri kite sono super. Abbiamo visto che questo catalogo 2018 ha avuto un'evoluzione enorme in fatto di design e anche di aerodinamica. Le grafiche sono veramente belle, pensiamo che i risultati per l'anno prossimo saranno
sì, molto soddisfacenti anche a livello di appeal, ecco, sul design, sul colore. Come puoi notare dalla spiaggia i colori sono molto molto più accesi quest'anno, sicuramente avranno anche optato per una linea un po' più colorata, i colori sono molto più vivi, molto più accesi, quindi anche per sottolineare che è uno sport estivo, ma non solo, però quest'anno effettivamente i colori sono molto più accesi, molto più carini. Vogliamo dire due parole su Kite Sardegna come scuola? No, vi ringraziamo per aver trasformato la spiaggia di Porto Botte in uno spot internazionale. I turisti arrivano da tutto il mondo. Questa visibilità ovviamente è un traino anche per l'economia locale. Voi avete fatto veramente dei passi da gigante. Con questa collaborazione con Cabrigna ormai lo spot è riconosciuto, ripeto, a livello internazionale. Ci puoi dire un attimino quali sono le nazionalità delle persone che vengono a fare i corsi qui da voi, nella vostra scuola? Sì, ormai lo spot è diventato uno spot europeo, non è più uno spot sardo, non è più uno spot italiano, ma è uno spot europeo, in tutta Europa ormai conoscono Porto Botte. Ormai da anni che i turisti che arrivano qua per fare il corso, per far kite per loro stessi, perché già sanno far kite, sono, arrivano dalle più importanti città europee, quindi parliamo di ragazzi che arrivano dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Svizzera, dalla Francia, moltissimi dalla Polonia, quindi anche l'est europeo arriva per far kite qui. Le condizioni sono ottime, partono da aprile per arrivare fino a tutto ottobre, sono condizioni che sono molto buone anche per far partire la stagione il più presto possibile, nel senso che poi qui sì, è chiaro che l'estate per noi è giugno, luglio, agosto, ma da aprile qua cominciamo a vedere i primi turisti, quindi tedeschi, norvegesi, polacchi, che hanno gli inverni molto più rigidi dei nostri, apprezzano il vento e la temperatura è già buona ad aprile, a maggio, per poi tornare a settembre, ottobre e qualche cosina anche a novembre. Quindi lo spot è diventato importante anche prima di tutto perché il vento si presta benissimo per questo sport, e anche il tempo e la temperatura permette di fare questo sport 6-7 mesi all'anno tranquillamente, quindi anche i locali, quindi noi che veniamo qui con una buona muta puoi iniziare a far kite da aprile tranquillamente maggio e continuare anche settembre, ottobre e anche novembre, dicembre, non è un problema. Quindi lanciamo un messaggio alle persone che vedranno questo video. Porto Botte, sud della Sardegna, uno spot fruibile 12 mesi all'anno. Sì, chi abita qui è fruibile sicuramente tutto l'anno, a parte quei mesi di gennaio e febbraio che è chiaro che fa un po' più freddo, piove un po' di più. Certo. Però fino a dicembre si può uscire, fin da febbraio-marzo un po' si può uscire, si può cominciare a far kite, eccetera. Diciamo che in tanti hanno detto che non abbiamo nulla da invidiare anche al Brasile, no, a livello di condizioni. Sia tu che io siamo stati in Brasile, abbiamo visto la realtà, non abbiamo niente da invidiare per quanto riguarda il vento. È chiaro che noi il clima del Brasile non ce l'avremo mai, magari, esatto. Però ti metti una bella muta e a marzo puoi far kite. Acqua piatta. Sì, qui. Acqua piatta, non ci sono correnti, non ci sono onde. La scuola garantisce il servizio di recupero dove esserci bisogno. Gli istruttori sono qualificati. Diamo sempre una mano a tutti quelli che vogliono imparare o continuare dopo il corso. Siamo sempre qui. Quindi per chi vi volesse contattare, comunque vi possono trovare tramite Facebook, sì, sui portali di Kite Sardegna o Critical Slide. Esatto. Trovate tutti i riferimenti per contattare gli istruttori. Noi saremo qui sicuramente fino a tutto ottobre. Certo. E poi vediamo se andare avanti o meno. Sicuramente ripartiremo l'anno prossimo, il più presto possibile. Certo. A dimostrazione dell'internazionalità di questa scuola, vorrei chiamare qua Moreno, uno degli istruttori, un istruttore toscano che è venuto qua a collaborare con Critical Slide e Kite Sardegna. Cosa ci puoi dire di questa scuola, di questa esperienza qua a Porto Botte? Questa esperienza fantastica, spot al top, no veramente, lo spot... Tu hai girato tanti spot in giro per il mondo. Certo. Cosa ci dici della tua esperienza? Secondo me questo è uno degli spot migliori, perlomeno uno degli spot migliori in Europa, perché l'acqua è praticamente piatta, bassa, ottimo per i beginners, fatta anche ma anche per gli avanzati.
non ci sono molti hypers, quindi anche lo studente che deve imparare è molto tranquillo. Lo spot è molto grande, quindi sì, c'è la possibilità di fare serenamente i corsi. Di... Certo, certo, no, è perfetto, veramente. Perfetto per imparare. Va. Tornerai qui a Porto Botte? Sicuramente, sicuramente. Prossima stagione ci ho messo la firma. Grande, se mi vogliono, ecco, dipende. Sì. Noi ti aspettiamo, dai. Altri soci storici della scuola, Francesca, Angela, Simone l'abbiamo già visto prima ma non lo disturbiamo più perché è violento. Ecco qua alcune delle attrezzature 2018, oggi la giornata è dedicata alla presentazione delle nuove ali, delle tavole, dell'idrofoil, Cabrigna in continua evoluzione. Bellissimi colori, l'abbiamo già detto, però... Qua si fanno già gli ordini per il 2018. Eccolo qua, cercavamo l'altro istruttore. Ciao. Ripeto, a dimostrazione dell'internazionalità dello spot di Porto Botte, hello, ci sono hola. Anche gli istruttori che vengono coinvolti nei corsi stagionali. Qua abbiamo Walter. Ci puoi dire dove vai, Walter? Provincia di Bari, Castellana Grotte. Provincia di Bari, ma ieri parlavamo di tutti gli spot che hai visitato nei tuoi anni di esperienza come istruttore. Abbiamo parlato del Brasile, del Sudafrica. Sudafrica, Tarifa soprattutto, Aruba. Bellissimo. Ecco, vista la tua esperienza, cosa ci puoi dire di questo spot? Dello spot di Porto Botte, visto che quest'anno è vento pulitissimo, ragazzi, tra i migliori. Facilissimo imparare, acqua piatta, si tocca quasi dovunque, poi la scuola organizzata al top, materiale, quello che ho fatto, l'ambiente è fantastico, bellissimo tutto, venite e poi, cazzo, ragazzi, Sardegna, top. Ecco, parliamo anche della vita notturna oppure del resto, no? Dopo una volta che si va via dalla spiaggia, comunque la terra ci offre. Sì, ci sono tanti bei paesi tipo Sant'Antioco, molto bello, tradizionale. Si possono fare dei tour all'isola di Carloforte, si gusta il tonno preparato in maniera particolare. Quindi parliamo anche di cibo, tradizioni, la gente, molto. Diciamo che qualche chiletto lo prenderete. Esatto, l'hai messo qualche chiletto. Arrivate qui magri come uno stecchino, andate via con una pancetta, però ragazzi, vale la pena. Poi visitate Cagliari, una città fantastica, una storia alle spalle memorabile. Tornerai qui a Porto Botte? L'anno prossimo. Sì? Forza ragazzi. Ah, e vi aspetto. Questo è il bus con cui Cabrigna trasporta le proprie attrezzature in giro per l'Italia in questo demo tour. Ovviamente guidato rigorosamente da Alberto Rondina. Stiamo intervistando anche un po' le persone che vengono a trovarci praticamente quasi tutti gli anni. Certo. Tu da dove arrivi? Milano. Da Milano, tua moglie è cubana? Sì. Avete girato il mondo, fate kite anche da altre parti. Certo. Cosa ci puoi dire di Porto Botte? Eccezionale. Eccezionale. Eccezionale, basta una parola, non è... In Italia... Lui pure le case si sta comprando, quindi... Ok, ok. Non mi trasferisco in Sardegna. Ci fa piacere, ci fa piacere. Dicevamo che alla fine Porto Botte effettivamente è fruibile 12 mesi all'anno. Il clima non è mai così rigido, quindi con una muta un po' più grossa si può fare kite. Mi conta la terza volta che vengo quest'anno, quindi... Ci fa piacere. Maggio, giugno. Tu da dove arrivi? Io arrivo a Milano. Diciamo Calter Lacustre, okay. No, avete un territorio, un posto della vita. Poi qua è tenuto veramente in modo perfetto, lo spot è eccezionale. Ma poi nel giro di 25-30 km avete tutti i mari, spiagge, scogliere e ristoranti anche, che non mancano. La legna tutta la vita. Okay. Dai, buon Ferragosto, grazie a te, ciao.
Ecco qua, un altro straniero che viene tutti gli anni qua, Antonio. Buongiorno, come state? Ho portato anche il vicino di casa. Okay. Ciao Marco, ciao Marco. Andrea, piacere. Come state? Stiamo facendo una piccola ripresa per questa giornata importante. Per epica. Per Portobotte e per Cabrigna. Oggi Demo Day. Oggi Demo Day. Tutti gli anni qua da noi. Io ormai la residenza, praticamente pago anche le tasse qua. Bravo, c'è un piacere. Speriamo un po' nel vento, sì. Ma verrà sicuramente, se non dovesse venire comunque la compagnia. No, effettivamente ma ci vengo. Scambiamo anche due parole con Tiziana. Ciao. Ciao Tiziana, allora, diciamo che l'evoluzione di Cat Sardegna è anche merito tuo per la creazione di, diciamo, di questa associazione sempre più completa anche con altri tipi di sport, non soltanto kite, ma sup, bicicletta, escursioni. Abbiamo fatto qualche intervista così ai turisti che frequentano ormai Portobotte da tanti anni e volevamo anche un tuo parere, visto che anche tu sei una kiter, diciamo, canita, ma anche un atleta che nel giro di pochissimo tempo comunque ha fatto un'evoluzione importante. Ovviamente senza passione non si fa niente. Esatto, cosa ci puoi dire? La passione al primo posto, poi le condizioni di questo sport permettono di migliorare, la percentuale di vento è sempre molto alta e quindi si può entrare in acqua con una frequenza molto elevata e quindi imparare. Infatti, dicevamo prima, fruibile 12 mesi all'anno, sì, Porto Posto. Sì, sì, anche il clima è sempre abbastanza caldo, non c'è mai molto freddo, per cui fa piacere entrare anche in inverno in acqua. Diciamo. Anche tu sei stata catturata da questo sport. Sì, inizialmente pensavo non fosse così bello, fosse molto più difficile, non alla portata di tutti, più uno sport da uomini. Invece le attrezzature moderne permettono a tutti quanti di imparare facilmente, è semplice imparare. Vediamo dietro di te questo logo nuovo, Critica Slide, che si è affiancato a Cat Sardegna, che è la scuola che ha lanciato nel Successo Iglesiente, che ha fatto storia qua nel Successo Iglesiente, ha fatto parlare di sé ormai a livello internazionale. Critica Slide affianca Cat Sardegna appunto nelle altre attività, sì, sportive. Scuola sup, noleggio, attrezzature, tavole, per fare escursioni sia da soli che guidate, per i giorni in cui non c'è vento, che sono veramente pochi, però diciamo che rappresentano un'alternativa all'attività del kitesurf. Certo, sia per i residenti in Sardegna che per tutti i turisti internazionali. Esattamente. Per chi volesse contattarvi, quali canali devono utilizzare? Critical Slide, sito web, quindi su internet, la pagina su YouTube, il canale YouTube, Facebook, insomma, siamo presenti su tutti i social. Un po' ovunque. Sì. Quindi oggi Demo Day 2018. 2018, il test di tutte le nuove attrezzature Cabrigna, si può provare tutta l'attrezzatura presente in spiaggia, quindi venite numerosi. Certo, e abbiamo visto che avete dato la possibilità a tanti atleti anche di insegnare qua da voi, hanno fatto tanta esperienza. Uno degli ultimi istruttori di Cat Sardegna, tra l'altro, appena ha vinto un campionato tedesco, Ben Hoffman. Quindi vi fregiate, ecco, di questo merito, anche istruttori, no? Qualificati, istruttori, sì, qualificati, diverse lingue parlate: tedesco, spagnolo, francese, polacco, italiano. Chiunque, esatto, chiunque può venire qua e fare serenamente i suoi corsi con tutta sicurezza. Abbiamo a disposizione i mezzi di soccorso, gommone, moto d'acqua, caschetti omologati con radiomicrofoni. Esatto. Quindi vi aspettiamo, se non oggi, per il futuro prossimo. Ecco qua, Ben Hoffman, lo troviamo qua adesso sereno. The Jägermeister, the German Meister. Allora Ben, tu parli un po' anche d'italiano. Un po'. Quest'anno hai fatto l'istruttore qui a Portobotte. Sì, per tre mesi. Per tre mesi. Sì. Settimana scorsa sei partito.
ci hai lasciato per affrontare una competizione tedesca, una competizione. Dove l'avete la location? La location in Germania. Sì. St. Peter Ording. C'è il un lago? No, no, no. Mare? Il mare, sì. Mare? Il mare del nord. Del nord. Sì. Acqua fredda, trafficata, abbiamo visto il video, onda, trafficato, acqua fredda, però sei riuscito ad emergere in questa competizione, hai vinto e inizierai a collaborare con Cabrigna per il 2018. 2018, sì, caos! Buono, buono. Andrei a conoscere anche Pete Cabrigna, andrai in America a conoscere il proprietario, il boss. Io no. No, non andrai. No. Dai, magari sì, magari andrai a conoscere il boss. Who knows? Forse. Ok. E qua a Portobotte si è trovato bene? Sì, molto. Bellissimo. Sì. Perfetto, per treni. C'è vento sempre. Questo è importante, questo sì. È importante. Acqua piena. Piatti? Piatti, flat. Piatti. Flat water. Sì. Acqua piatta. No, niente. Adesso Marco Ru. Sì. Uno dei soci sta entrando col nuovo foil 2018 e con una nuova vela, uno switchblade 12 metri per provare il nuovo idrofoil della Cabrigna. Adesso giriamo le immagini verso il mare. Qua abbiamo il boss della Cabrigna Italia, sempre fedele alla Sardegna, a Portobotte. Sì, top spot. Top spot. Tu sei un top atleta, noi ti seguiamo sempre su internet, i tuoi viaggi in giro per il mondo, meritatissimo il tuo posto in Cabrigna, per quello che fai, ovviamente per questa società, ma anche per gli atleti che amano questo sport, prendono un esempio, è sempre uno stimolo per noi. Come ti chiami? Mattias Lancia. Mattias, hai abbinamento orologio, vela, vero? Colori 2018, sta per entrare in acqua qui a Portobotte. Questa che tavola è? Questa è l'Excalibur Wood version. Ok. Da testando siamo tornati a due versioni dell'Excalibur, c'è quella in carbonio e quella in legno. Bellissime grafiche quest'anno. Vero? Anche Angela proverà le nuove attrezzature 2018, la nuova XO Cabrigna 133 con una switchblade 12 metri. Intervistiamo anche Uli. Ciao Uli. Ciao. Un'intervista. Uli è il nostro, diciamo, è il nostro, la nostra mascotte, il kiter più anziano qui allo spot di Portobotte, è un mito. Invece vuoi dire qualcosa per la tua passione per il kitesurf della Sardegna? Mi piace molto, specialmente qua a Sardegna, perché il vento di solito è molto regolare, invece a Capo Verde ci sono onde grandi, però il vento è quasi sempre ostacolato per le montagne. Mi piace andare qua per più costante per fare X nuovo
invece a volte mi manca un piccolo onda per saltare. Ok, qua troppo acqua piatta. Come? Qui acqua piatta, troppo per te. No, non troppo, è perfetto. 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 Ok, Culi ama il uscire con il surfino, quindi kite è il surfino, ecco perché passa 6 mesi all'anno a Capo Verde, che perché è un amante dell'onda, è un amante del mare, del sole, quindi vivi sempre in spiaggia tutto l'anno. Sempre io sono. Bravo, bravo, complimenti. Grazie, ciao. Il boss dei recuperi? Macchio grande kiter, Walter Spano. Walter, spieghiamo due regole a chi non deve, a Carmelo di là in fondo. E così siamo tutti più sereni. Giustamente, siccome lo spot è regolamentato, è giusto che chi frequenta lo spot rispetti le regole. Ecco un altro storico che ha fatto il corso con me nel 2012. Non abbiamo Alberto Rondina. No, non è vero. Ma che... E quindi quest'anno Jerry è venuto qua. Come ogni anno torna nel suo spot di origine, l'altro non è a 5 minuti da casa sua. No, quasi ogni anno. Anche lui lavora ogni tanto, anche se ha qualche mesetto di ferie, giustamente da sfruttare. Come dicevamo prima, turisti anche da Cuba. Ah, dice. Giusto? Claro che sì. Claro che sì. Abbiamo intervistato tuo marito prima. Ah sì? Sì. Che le hablò, spagnolo o italiano? No, no, parla italiano. Perfetto. Ok. Abbiamo chiesto prima a tuo marito come mai venite sempre qua a Portobello. Ci ha detto che è uno spot molto bello, ma anche la terra che lui ospita, che ormai vi ha catturati. Vero? Claro che sì. Posso chiederti invece di Cuba, cosa ci puoi dire per il kitesurf a Cuba? Che è una cosa che stanno facendo adesso, almeno in questi 2-3 anni ultimi che sono andata, ho visto che sta incrementando parecchio. Poi io vengo da lì, Varadero. Che è spiaggione. Spiaggione, infatti a dicembre andiamo. Bravo. E ve lo possiamo dire l'anno prossimo se mi intervisti. Tanto tornate. Tanto tornerete qui. Facile, tornerete è facile qui. Tornare qua. Se vuoi viene volentieri. A noi fa piacere. Sì, grazie. Grazie. Dimmi le impressioni sulle attrezzature nuove. La tavola è bellissima. Bellissima? Leggerissima. È il modello XO femminile 133. E la vela? La vela con 12 switchblade. Adesso è un po' troppo. Lo scirocco inizia a farsi sentire, adesso è forte. Troppo grande la misura, però. Però belle le impressioni, promosse. Mio colore, tra l'altro c'è. Vediamo. Bello, bello. La tavola è un azzurro mare. Ma manca il pilastro della situazione. Il maestro. Gabriele, maestro, the master. Gabriele. Raccomando, The master. Un consiglio per tutti i kiter che vogliono iniziare a fare questo sport. Venite a Porto Botte perché è stupendo. Io non pratico, però vedo e mi piace molto.